Ciao ragazzi, oggi voglio fare un test sullo Zippo, voglio vedere se effettivamente questo accendino resiste all'acqua o come tutti gli altri Bic, comunque accendini a gas, non, una volta bagnati, non, o molti non funzionano più, occorrono molto, molto tempo prima che si asciuga del tutto, prima di funzionare. Bene, proviamo con questo Zippo. Questo Zippo innanzitutto è stato caricato qualche giorno fa, quindi dovrebbe funzionare perfettamente. Accendino funziona, non è bellissimo questo qui perché è comunque quello che uso da battaglia, un po' scassato, però fa comunque il suo dovere. E niente, lo testeremo appunto dentro questo bicchiere. Adesso immergerò l'accendino dentro al bicchiere per circa un minuto e poi proveremo a vedere se funziona ancora o va comunque ricaricato, fatto asciugare come dovrebbe fare un accendino normale. Proviamo. Allora, questo è un bicchiere pieno d'acqua, acqua normale del rubinetto. Niente, ci buttiamo dentro l'accendino. Aspettiamo un minuto, poi vediamo che succede, se funzionano. Vedete le bollicine come escono? Quella è la benzina che esce, diciamo, dall'interno dell'accendino e viene in superficie e evapora piano piano. Più che altro l'unica cosa che diciamo può mettere a rischio l'accensione è il fatto della pietrina. Se si bagna la rotella della pietrina poi è un casino. Vediamo un attimo come se funziona o no, insomma. Lasciamo uscire la benzina, siamo quasi a un minuto, 30-40 secondi. La vedo dura, però facciamo questi test appunto per vedere cosa può fare o non può fare uno Zippo, se almeno è resistente o no all'acqua. Agitiamo un po', facciamo entrare l'acqua bene ovunque dentro l'accendino. Ok, perfetto. Ancora 4 secondi, 3, 2, 1. Ok, io direi di toglierlo. Perfetto. Allora, spostiamo il bicchiere, mettiamo qui un po' di carta, tiriamo fuori l'accendino completamente bagnato, zuppo d'acqua, lo mettiamo un po' a testa in giù, facciamo sgocciolare un minimo e vedremo che succede. Lo aiutiamo un attimo a sgocciolare, guardate quant'acqua che c'è, completamente bagnata anche la rotella. Qua ragazzi partono le scommesse, si accenderà o non si accenderà? Io dico di sì, se non al primo colpo, però funzionerà. Pronti? Wow, accensione rapida ragazzi, nonostante è fradicio, funziona. Quindi l'acqua non lo ferma. Poi farò altri test per vedere. Test di cadute, mi inventerò qualcosa per mettere sempre più alla prova questo accendino fantastico. Sembra che l'acqua non l'ha proprio visto, che fiamma. Bene, bene, bene. Alla prossima, raga.